Gira e rigira la ruota della vita. Passa il tempo e ci sentiamo più smarriti. Non ci va bene il mondo come va. Ci siamo rassegnati che non cambierà. Notizie a noi vicini e paesi assai lontani ci fanno immaginare cosa sarà il domani. La gente è più depressa e quelli un po' di più si affacciano al balcone e si buttano giù. Ragazzi ed anche adulti, per denaro o una donna, uccidono la madre, il padre o la nonna. Gente in tutto il mondo che senza nessun riguardo diventano assassini e ammazzano i bambini. Persone di alto ceto, definite assai per bene, vorrebbero la morte di tutti gli africani. I ricchi sono ricchi e i poveri sono poveri. Chi non possiede niente è inutile e irrilevante. E così tra gli abitanti c'è chi butta il pane e chi muore dalla fame. C'è chi delinque e ci guadagna e chi lavora ma non magna. Virus e malattie, disonestà e ipocrisia hanno reso il mondo una grande fetenzia. Non si può uscire per una passeggiata, non si può più andare a mangiare o a ballare. Gli uomini tradiscono e non si stupiscono se in casa c'è la guerra e il male che li atterra. La gente è possessiva, il mondo è assai cattivo. Chi guida il mondo oggi, purtroppo, è il diavolo. Entra in ogni casa e si siede a tavola. Se la gente non ci prova a cambiare le cose, beati a coloro che già sono in paradiso.